Questa catechesi parliamo in sintesi, perché di fatto è un discorso molto lungo, complesso e articolato. Parliamo in sintesi della difficoltà che certi membri della Chiesa hanno nel credere al demonio e alla sua azione straordinaria. Diciamo che è un problema tipicamente cattolico, perché i fratelli della Chiesa ortodossa in genere non hanno queste remore, nel senso che in qualsiasi monastero vi è un monaco che si occupa di esorcismo e pratica preghiere di guarigione e liberazione senza problemi particolari, senza limitazioni o altro. Diciamo che le cause storiche di questa situazione piuttosto problematica affondano nella cosiddetta Inquisizione, Santa Inquisizione. E durante questo periodo c'era così l'afflato nel voler scoprire e sanzionare in tutti i modi persone che avessero a che fare con l'occultismo, i malefici e quant'altro. Per sé era uno scopo lodevole. Poi però, ovviamente, come tutti gli scopi lodevoli, spesso furono macchiati da una serie di abusi. Da una parte la Santa Inquisizione costituiva un passo avanti nell'ambito del diritto canonico ecclesiastico, perché all'inquisito era garantita la possibilità di difendersi, di ritrattare, di rinnegare i suoi errori, eccetera. Dall'altra parte pare abbastanza assodato che in alcuni casi furono usati dei metodi di convinzione molto violenti, coercitivi, a volte piuttosto inumani. Ecco allora che abbiamo delle pagine nere della Chiesa Cattolica in questi ambiti. Non a caso il compianto Giovanni Paolo II fece dei mea culpa anche in proposito sugli errori compiuti dalla Chiesa nella sua storia, che comunque rimane gloriosa. E allora abbiamo casi come quello di Galileo Galilei, di Giordano Bruno e diversi altri. Ora, il problema era che molte di queste persone inquisite erano effettivamente coinvolte nelle pratiche demoniache, ma anziché fare ciò che la Chiesa avrebbe dovuto fare, cioè pregare su di loro per la loro liberazione, per ricondurle dentro il recinto della cattolicità, ecco, queste persone spesso furono torturate, uccise in vari modi. Si parla della cosiddetta caccia alle streghe, appunto condotta con metodi piuttosto raccapriccianti. Ecco che allora, passato questo periodo di abuso di metodi correttivi e piuttosto di utilizzo di metodi violenti, ci fu una sorta di rifiuto totale nel trattare la questione del demoniaco e nel voler ricondurre persone a contatto con l'occulto.
dentro il recinto della chiesa. Quindi si cessò completamente questa attività e però al suo posto non vi fu nessun'altra attività alternativa, come per esempio potrebbe essere quella di aiutare queste persone con la preghiera, quindi con l'esorcismo, la preghiera di guarigione, liberazione e quant'altro. A ciò si aggiunse una certa diffusione della cultura laica, dell'ateismo predicato alle masse, del razionalismo di marca giacobina che riguardava l'ambito scientifico e in genere quello culturale, e allora ecco che vi fu una sorta di riflusso totale, si definirono queste pratiche come assurde e tutto quanto è terminato, compresa l'esistenza del demonio. Quindi si mise in discussione la sua esistenza, si disse che ciò che appariva nelle scritture non era un essere personale, ma un simbolo del male derivato da una serie di superstizioni dell'ambiente biblico e dintorni. Quindi da un periodo di tempo abbastanza consistente, si parla di almeno 300 anni, nel mondo cattolico c'è una grossa refrattarietà a parlare di esorcismo, di esorcisti e di indemoniati o demonopatici, che dir si voglia. Il fatto è che se leggiamo qualche biografia di santi, Santa Gemma Galgani, piuttosto che Natuzza Evolo e vari altri, troviamo che queste persone, pur non essendo minimamente ascrivibili alla categoria degli esorcisti, hanno di fatto liberato delle persone da spiriti impuri. Ci sono testimonianze abbastanza probanti che dicono che diversi santi hanno causato la liberazione dal demonio di individui che soffrivano di questi mali. D'altro canto, nella formazione cattolica dei giovani chierici, anche qui è sparita del tutto la trattazione della materia demoniaca, quindi in teologia dogmatica, in teologia spirituale, in teologia morale non si parla pressoché mai del demonio né di peccati che sono connessi col primo comandamento, cioè quello che recita: non avrei altro Dio in fuori di me. Quindi tutto ciò che è magia, necromanzia, spiritismo, eccetera, rientrano in questa forma di peccato, perché si rivolgono a una potenza che non è Dio. Ecco allora che sacerdoti formati in seminario si presentano generalmente con una preparazione insufficiente in materia, quindi quando si trovano a che fare con persone che reputano di essere state colpite dal maligno, le reazioni sono le più fantasiose, strane, a volte inopportune, perché spesso si minimizza, spesso si consiglia un trattamento psicologico, psichiatrico, neurologico e quant'altro. Ripeto, si tratta spesso di persone che non hanno nulla a che fare con
l'aspetto demoniaco, però ecco, ci vorrebbe un trattamento diverso, quindi di ascolto, ascoltare le loro istanze, proporre, fare una proposta di preghiera mirata, insomma, accoglierle maggiormente. Diversamente queste persone che non vengono adeguatamente accolte dai chierici, cosa fanno? Si rivolgono forzatamente a persone che invece le accolgono, e parlo di operatori dell'occulto, maghi, stregoni e quant'altro, i quali chiedono somme di denaro congrue per liberarle, tra virgolette, dai loro problemi. Quindi, oltre al danno spirituale, spesso c'è anche un danno materiale, monetario, per cui queste persone, pur di star bene, pur di riguadagnare una stabilità psicologica e spirituale, sono disposte a indebitarsi, a spendere molti soldi da dare a queste persone senza scrupoli. Ecco quindi che a tratti comunque ci sono state delle azioni da parte di grandi pontefici come Paolo VI e Giovanni Paolo II, i quali hanno avuto un'attenzione per il problema, quindi hanno posto sul tappeto questa problematica e si dice che Giovanni Paolo II abbia addirittura praticato gli esorcismi lui stesso. Oggi la situazione comunque permane problematica. Il canone 1172 del codice ittocanonico dice che spetta all'ordinario del luogo celebrare esorcismi, ovvero conferire il mandato di farlo a un sacerdote idoneo. Il problema è che spesso in diverse diocesi non c'è una figura preposta a questo ministero. Ripeto, non fosse altro per rassicurare le persone, dir loro che non si tratta di disturbi derivanti da malefici o altro. Dal medico ci vanno anche i sani, no? Per avere delle rassicurazioni, quindi non è detto che chi debba andare dall'esorcista abbia necessariamente un problema di demonopatia, può essere semplicemente una domanda, una curiosità, una preoccupazione che l'esorcista con competenza pastorale riesce a, così, a chiarire, magari facendo proposte di preghiera idonee, quindi avvicinando la gente al Vangelo. Quindi, come dicevamo, esistono diverse diocesi senza esorcista, a fronte di alcune che invece ne hanno, e quindi questo causa anche qualche disagio. Facendo spostare le persone da un punto all'altro. Quindi c'è anche il disagio del viaggio, persone che sanno che nella diocesi accanto c'è un esorcista, prendono, fanno magari un centinaio di chilometri per avere un colloquio con un sacerdote che tratta queste problematiche. Ma secondo alcuni esorcisti sono nazioni intere che non hanno sacerdoti esorcisti. In Germania, per esempio, in Portogallo, in Austria, le nazioni in cui non c'è proprio neanche un sacerdote, o comunque se ci sono, non sono conosciuti, non sono per nulla propagandati.
come dicevo, uno dei compiti principali dell'esorcista è quello di tranquillizzare le persone. Quindi, supponiamo una persona a cui vanno parecchie cose male, storte, come si dice, e va dall'esorcista per sapere se ha avuto un maleficio o qualche azione malefica che causa queste storture. L'esorcista, con parole di comprensione e anche con preghiere, potrà tranquillizzare la persona e dire che non si tratta di malefici o persone gelose, invidiose e tutto il resto. E si tratta di un ministero che dà molta soddisfazione, perché si aiuta le persone ad acquistare una certa pace, una certa tranquillità. I criteri poi con cui l'esorcista fa questo sono anche molto vari, ci sono varie tecniche che derivano poi dalla pratica pastorale per arrivare a tranquillizzare una persona. Un supporto molto valido agli esorcisti è il cosiddetto movimento carismatico. Anche qui ci sono sicuramente dei problemi anche profondi, radicati, complessi, che riguardano il movimento carismatico, però in genere, se un gruppo è serio, quindi con una guida sacerdotale adeguata, se un gruppo è serio, è un buon supporto per il processo di guarigione e liberazione, nel senso che questi gruppi credono nella presenza effettiva del demonio e pregano per il suo allontanamento. Quindi persone che non hanno accesso a un esorcista per una consulenza possono presentarsi in un gruppo carismatico del movimento dello spirito, i quali pregano per questa liberazione. Ripeto, è necessario che il gruppo sia serio e guidato da una guida sacerdotale seria, altrimenti anche qui gli abusi si moltiplicano, sorgono grossi problemi. Persone a volte vengono danneggiate da certi comportamenti devianti. Io stesso ho conosciuto delle guide di questi gruppi che non avevano certo una grande preparazione cristiana, cattolica, e quindi erano votati piuttosto a una sorta di superstizione. Ecco, quindi il problema è formare delle guide idonee per questi gruppi di preghiera. Terminiamo qui questa catechesi, ci risentiamo alla prossima. Questa catechesi parliamo in sintesi, perché di fatto è un discorso molto lungo, complesso e articolato, parliamo in sintesi della difficoltà che certi membri della Chiesa hanno nel credere al demonio e alla sua azione straordinaria. Diciamo che è un problema tipicamente cattolico, perché i fratelli della Chiesa ortodossa in genere non hanno queste remore, nel senso che in qualsiasi monastero
vi è un monaco che si occupa di esorcismo e pratica preghiere di guarigione e liberazione senza problemi particolari, senza limitazioni o altro. Diciamo che le cause storiche di questa situazione piuttosto problematica.